Amici carissimi, siamo arrivati alla 33esima domenica del tempo ordinario. Domenica prossima sarà la 34esima, ma coincide l'ultima domenica del tempo ordinario con la solennità di Cristo, Re dell'Universo, che fa un po' da trade union fra l'anno liturgico che si chiude e l'anno liturgico che si apre. Dopo la parabola delle 10 vergini, 5 sapienti e 5 stolte, ora Gesù racconta un'altra parabola. Ed è una parabola interessante perché è la parabola dei talenti. Gesù mette in scena un uomo che è possidente, che dovendo partire per un viaggio chiama i suoi servi e distribuisce a questi servi dei talenti, a uno da 5 talenti, a un altro 2, all'ultimo un talento. Noi potremmo già a questo punto obiettare, ma perché questo uomo fa delle differenze? Cioè, all'ultimo poveretto ha dato un talento. Allora dovete pensare che un talento corrisponde a circa 20 anni, lo stipendio di 20 anni di lavoro. Quindi non è che dà una cifra irrisoria, dà una grossissima somma, una somma enorme da ovviamente al primo di questi servi. Perché davanti a Dio noi non siamo uguali, nel senso che Dio fa differenze, in quanto ama ciascuno col massimo amore che ciascuno può ricevere. Dio fa differenze. Pensiamo per esempio, ecco, i latini avevano coniato l'espressione quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Ogni recipiente recepisce in base alla sua capacità di recezione ed è pienamente felice quando è pieno. Un bicchiere è pienamente felice quando è pieno fino all'orlo, ma un bicchiere d'acqua in una grande bottiglia fa risultare la bottiglia vuota. La bottiglia è felice quando è piena, quindi è la pienezza che rende felici, ma la pienezza in base alla propria capacità di ricezione. Così Matteo scrive nel suo Vangelo, proprio in questa parabola, a ciascuno, a uno 5, a uno 2, a uno 1, secondo la capacità di ciascuno. Quindi dà il massimo di cui ciascuno è capace e parte. Poi dopo tempo torna e chiama i suoi discepoli per capire cosa hanno fatto di quelle ingenti somme. Chi aveva 5 talenti si presenta allora al padrone e dice: guarda, mi hai dato 5 talenti, io l'ho fatto fruttare e ne ho guadagnati altri 5. Bene, allora, servo buono e fedele, dice il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Quindi il padrone premia la fedeltà di quest'uomo, in quanto ha cercato di mettere a frutto tutto quello che aveva ricevuto dal padrone, e quindi riceve autorità.
cosa vuol dire autorità? Ecco, autorità non è chi detiene il potere, no, è falso. Augere, da cui il termine auctoritas in latino, è colui che fa crescere. Auctoritas, l'autorità, è chi ha capacità di far crescere. Per cui un padre, una madre hanno autorità nei confronti del figlio, non perché lo picchiano, non perché lo riempiono di regali, non perché lo rimproverano, no, ma perché sanno farlo crescere, come questo servo che sa far crescere quanto il padrone gli ha dato raddoppiandolo. La stessa cosa accade al secondo servitore che aveva ricevuto 2 talenti. Invece il terzo, che pure aveva ricevuto una gran fortuna, cosa fa? Ha paura. Ha paura. Quindi viene meno al suo impegno. Non è fedele all'impegno assunto davanti al padrone. E per timore di perdere quello che il padrone gli ha dato, lo va a nascondere. Quindi ozia per tutto il tempo, non si adopera per far fruttare quanto ha ricevuto. Questo ultimo servo è l'icona di quelli che non cambiano mai, di quelli che hanno paura di cambiare, di quelli che hanno paura di rischiare. E questa non è fedeltà, questa è chiusura e piccineria. E così noi ci troviamo anche fra i nostri governanti, anche nella Chiesa, come nel mondo sociale e politico, tanti adolescenti mai cresciuti e gente che non ha il coraggio di rischiare la propria coscienza, pensa solo ad accumulare. Spero che tu che mi ascolti non sia come quest'ultimo servo. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.